Qual è stata, Sindaco, oggi la risposta dei sassaresi? Beh, è sotto gli occhi di tutti, la risposta è stata bella, notevole, mi ha fatto molto piacere vedere uno o due classi di un liceo, del liceo Spano, Alto Spano, che era uno dell'Assemblea Costituente del 46, non dimentichiamolo, che sono venuti qua e hanno scelto di venire ad ascoltare Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle, in un periodo in cui la gente si disaffeziona alla politica. Penso che sia forse il gesto più emblematico dei ragazzi di 16 anni che scelgono di venire ad ascoltare un politico, e poi i politici, che i nostri parlamentari, che da 3 anni girano, appena hanno un minuto di tempo libero vanno in giro nelle piazze a raccontare ciò che fanno i cittadini, abituati ai politici che andavano davanti ai cittadini soltanto quando c'era da chiedere il voto. E noi stiamo facendo più o meno l'esatto contrario, siamo sempre in giro, stiamo andando dai nostri datori di lavoro a raccontare quello che stiamo facendo e in questo caso a far capire che cosa sta facendo questo governo, che è un governo illegittimo sotto tutti gli aspetti. Quanto è importante oggi dunque la presenza di Battista per la campagna referendaria? È importantissima, ma non è venuto soltanto oggi, è venuto tante altre volte, è venuto anche Luigi Di Maio, vengono sempre i nostri parlamentari, ce n'erano anche tanti altri che sono venuti dal continente, tra virgolette. Quindi voglio dire, noi siamo sempre presenti tra i nostri concittadini, la presenza di Alessandro... Più che la presenza di Alessandro oggi, che è ovvia, la stiamo dando per scontato, io voglio ricordare ai sardi che nel 2007, quando ancora non sapeva di impegnarsi politicamente, Beppe Grillo girava la Sardegna, andò a Decimo Puzzu perché stavano facendo una battaglia agli agricoltori e non stava chiedendo il voto. I nostri politici, quelli a cui ci siamo abituati noi, invece vengono in Sardegna soltanto quando devono chiedere il voto e a farci qualche elemosina e a farci qualche donazione, come è capitato al presidente Renzi la settimana scorsa.